L'associazione La Voce del Cuore per la Chirurgia ha festeggiato un anno di attività. Lo ha fatto celebrando 10 anni di professione del chirurgo Giambattista Catalini al reparto di chirurgia dell'ospedale di Camerino. Tantissimi pazienti, familiari, coloro i quali sono usciti da un dramma, riuscendo a spingere la paura più in là, grazie proprio alla Voce del Cuore. La Voce del Cuore per la Chirurgia torna con un altro evento, un vero e proprio evento, in cui si celebrano i 10 anni di attività nel territorio del dottor Catalini, ma si ribadisce l'importanza di questo sodalizio. Sì, assolutamente, quindi è un'occasione in cui festeggiamo appunto, come già detto, 10 anni, è il nostro primo anno associativo e non è a caso ovviamente se noi siamo qui a festeggiare con un convegno appunto sul tema rivalutare il rapporto umano medico-paziente, perché non mi stancherò mai di dirlo, tutto quello che è nato, cioè l'associazione che è nata, è partita proprio da lì, insomma, dal rapporto umano che il dottore instaura con tutti i suoi pazienti e così come è successo con noi. Giambattista Catalini, dottore, 10 anni d'attività, una grande serata, non solo per festeggiare i suoi 10 anni di attività nel territorio, ma per salutare anche un anno di intensissima attività di un'associazione che conta tanti soci e che sta facendo veramente del bene nel suo reparto e in altri reparti. Bene, grazie, sì, è vero, infatti io sono rimasto commosso e sono commosso di questa serata e di questa Ollus, che ci lascia un insegnamento. Io perlomeno, ascoltando la mia anima in questo momento, sentendo e vedendo come sta andando la serata, capisco che cosa vuol dire vivere seguendo l'ambizione o invece vivere seguendo il significato. Che cosa voglio dire? Voglio dire che al momento attuale, ora oggi, noi siamo degli esseri viventi, quello che saremo quando non ci saremo più non lo sappiamo. Quindi fra questi due mondi c'è un ponte, questo ponte è ciò che facciamo, cioè è l'amore che unisce questi due ponti, di come abbiamo vissuto la vita, se l'abbiamo vissuta di significato o di ambizione. E mi ha colpito anche le parole del sindaco di Tolentino, che ha sorvolato su questo concetto e che io ho raccolto e che faccio mio. Quindi il grazie di dire all'Ollus è la rivalutazione del rapporto umano e questo segno d'amore intenso che stanno lasciando, perché anche quando noi non ci saremmo più, perché purtroppo siamo di passaggio, fra virgolette, anche noi siamo in lista d'attesa, è un segno importante. Quindi effettivamente questa rivalutazione del rapporto umano è assolutamente fondamentale.